Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con il Venerdì della Maglia, una rubrica che nasce in collaborazione con Panini Tessuti, un bellissimo negozio che trovate a Modena in via Cabassi, dove potrete acquistare tutto il materiale che vi occorre per le vostre creazioni, dai tessuti ai filati e a tutti gli oggetti che servono per lavorare a maglia o all'uncinetto. Per chi non fosse di Modena, vi invito a visitare il loro sito www.tessutiettendaggipanini.it, dove potete trovare tutto il materiale che vi può servire appunto per le vostre creazioni con spedizione direttamente a casa. Io mi chiamo Francesco, sono un appassionato di maglia da tantissimo tempo e mi sono specializzato in quella che è la tecnica continentale con i ferri circolari. I ferri circolari sono dei ferri particolari perché sono molto più corti di quelli tradizionali e sono uniti da un cavo che può essere fisso o mobile, dove le maglie scorrono e vengono sempre lavorate in tondo, quindi sempre a diritto. E con questa tecnica avete numerosi vantaggi rispetto alla tecnica all'inglese. E mentre nella tecnica all'inglese usavate i ferri lunghi e li mettevate sotto un braccio, quindi tenendo in tensione molto le spalle, con i ferri circolari questo non succede perché le spalle sono molto più rilassate e riuscite a lavorare in maniera più facile. Un altro vantaggio, come vi dicevo, è la lavorazione in tondo, quindi potete creare bellissimi capi sia lavorando in maniera lineare ma soprattutto in tondo senza le cuciture, e dopo vi mostrerò qualcosa. E un altro vantaggio è quello di avere il filo a sinistra e che quindi non è come nella tecnica all'inglese che l'avete a destra e dovete ogni volta gettarlo sul ferro. In questo caso invece dopo vi mostrerò come risulta molto più semplice lavorare con questo tipo di ferri. Per farvi vedere qualcosa che si può creare con un ferro circolare, vi mostro questo scaldacollo che è realizzato con appunto, i ferri circolari lavorando sempre in tondo con una tecnica particolare che è la tecnica jacquard, cioè vede l'utilizzo di due fili che si incrociano e si intrecciano per creare dei motivi. Un'altra cosa molto bella che potete realizzare con i ferri circolari sono i maglioni. In questo caso ho utilizzato più di un colore, intrecciandoli fra di loro che creano il motivo, ed è stata fatta una lavorazione che si dice bottom up, cioè partendo dal basso e finendo verso il collo. C'è un altro tipo di lavorazione che vedremo, che è quella top down, dove si parte dal collo e si scende verso il basso per finire il maglione nel fascione della vita. E oggi vi parlerò di un filato molto bello, che è questo qua, che si chiama Mohair Vanity. È un filato molto morbido al tatto e molto luminoso perché contiene all'interno delle pagliuzze che lo rendono veramente molto perfetto. È un filato composto da un 80% di poliestere, un 10% di viscosa e un altro 10% di acrilico, però sono lavorati talmente bene che risulta veramente soffice. E detto ciò, ci spostiamo e vi faccio vedere come cominciare a lavorare, quindi avviando le maglie sui ferri circolari, lavorando in lineare, perché poi la lavorazione in tondo la vedremo nelle prossime puntate, e vi faccio vedere il dritto e il rovescio. A dopo. Eccoci qua, voglio tornare a spendere due parole sui ferri circolari facendovi vedere i diversi tipi. In questo caso vedete un paio di ferri circolari che sono composti ovviamente dai ferri, dalle punte e da un cavo mobile di diversa lunghezza dove potete agganciare i vostri ferri della diversa dimensione che serve per il vostro progetto. Ma in realtà oggi vi voglio parlare di un nuovo tipo di ferri circolari che sono questi ferri della Prim, che sono un po' particolari. Sono dei ferri sempre accorciati, uniti in questo caso da un cavo in acciaio ricoperto di una sorta di pellicola che permette lo scivolamento delle maglie in maniera regolare. La cosa bellissima di questi ferri è la loro punta, che è una punta a forma di goccia che permette di andare a catturare in maniera corretta le maglie, e quindi anche chi si approccia per la prima volta a questo tipo di tecnica riesce a lavorare in maniera corretta.
iniziano come per tutti i ferri in maniera tonda e poi proseguono con una forma triangolare per avere una maggiore proprio presa ed ergonomicità del ferro stesso. Detto ciò, vi avevo fatto vedere prima questo filato bellissimo, si chiama Mohair Vanity e come vedete è un 80% di poliestere, un 10% di viscosa e un 10% di acrilico. Sono sempre dei gomitoli che trovate da Panini in tessuti ed è molto bello, è molto morbido al tatto, molto lucente e luminoso perché contiene queste pagliuzze che lo rendono molto d'effetto. Bene, cominciamo a vedere come avviare le maglie sul ferro. La prima cosa da fare è andare a calcolare quanto filo ci vuole per da lasciare per poter avviare il numero corretto di maglie che ci servono. Allora, come facciamo? Un trucco che uso è di andare ad avvolgere a forma di 8 il filo attraverso il pollice e l'indice e ogni giro completo corrisponde a circa 10 maglie, quindi io ne ho fatti 3. Questa quantità di filo che io metterò sulla mia destra, perché il filo abbiamo detto che lo teniamo a sinistra, costituirà la parte di filo che servirà per montare le mie maglie. La cosa successiva qual è? Andare a formare un cappio mobile in questo modo, quindi andiamo a formare il nostro cappio prendendo il filo del nostro gomitolo in questo modo. Formiamo il nostro cappio che poi stringiamo leggermente e nel cappio stesso andiamo ad infilare il nostro ferro in questo modo e vedete che avete la prima maglia che avete formato. Dopodiché cosa fate? Sempre con il filo che viene dal gomitolo a sinistra e la coda a destra andate a prendere il filo con l'indice e il pollice e lo pizzicate in basso con le altre dita. Cosa fate per avviare le maglie? Prendete il ferro, andate verso la base del pollice, entrate col ferro nell'asola che create, agganciate il filo dell'indice e lo portate fuori attraverso l'asola, tirando leggermente, senza troppa tensione il filo, vedete che avete formato la seconda maglia. E ancora, vado alla base, entro nell'asola, vado a prendere il filo e lo porto fuori, tiro e ho. Adesso io vado un pochino più veloce perché avvierò un numero di maglie, ne avvierò magari 10 per farvi vedere la lavorazione a dritto e la lavorazione a rovescio. Quindi sono 6, ne avvio altre 4, vedete, entro ed esco, entro nell'asola ed esco, entro nell'asola ed esco. Dovrebbero essere 10, 2, 4, 6, 8, 9, ne manca una, 10. Ok? Bene, adesso vi faccio vedere come cominciare la lavorazione. Quindi la coda sempre sulla nostra destra, il filo a sinistra, che lo andate a prendere, come se lavorasse all'uncinetto, quindi lo portate sopra il pollice, lo pizzicate con le altre dita, potete anche passarlo attraverso le dita se volete una tensione maggiore. Io preferisco lavorare in maniera molto più soffice, tenendolo solo con il pollice. Cosa fate? L'altro ferro va all'interno della prima maglia, prendendola da sotto, va ad agganciare il filo e lo porta attraverso la maglia, facendolo uscire in questo modo. E avete creato la prima maglia lavorata. Quindi entrate dentro da sotto, agganciate il filo e lo fate passare attraverso la maglia. Entrate, agganciate il filo e lo fate passare attraverso la maglia e la sfilate. Questa è la maglia a dritto, la lavorazione della maglia a dritto. È molto semplice e quando avete preso l'abitudine e sarete brave a lavorarci, vedrete che andrete molto spedite. Ecco perché questo è un metodo che preferisco, si fa molto prima lavorare che gettare il filo sul ferro ogni volta. Vedete, entrate, prendete, agganciate il filo e lo portate fuori. In questo caso i ferri ci danno una grandissima mano perché, come vi dicevo prima, quella goccia ci aiuta tantissimo a catturare le maglie. Ancora,
vi faccio vedere un altro giro, giusto da prendere un po' di dimestichezza. Vedete, entrate, prendete la maglia, il filo, scusate, lo passate attraverso la maglia e la lasciate scivolare. Entrate dentro, agganciate il filo, lo fate passare e scivolare. È molto molto semplice, vedete? Così, dentro, prendete e tirate fuori. Dentro, prendete e tirate fuori. Lavorando tutti i ferri in maniera lineare a dritto, terrete la maglia a legaccio, mentre se quando impareremo la lavorazione in tondo, se lavoriamo sempre in dritto, creeremo la maglia rasata. Ed è molto facile perché chi deve, non si devono alternare dritti e rovesci, ma lavorando sempre solo i dritti riuscite a creare lo stesso effetto. Questo è un campione che ho fatto con lo stesso filato di un colore diverso per farvi vedere l'effetto, che è bellissimo. Pensate ad un bel maglione caldo, oppure anche una sola, una sciarpa che è un berretto con questo tipo di filato, eccezionale. Queste sono maglie a dritto, tutte lavorate a dritto e quindi vi forma la maglia legaccio. Questa qui che adesso vi faccio vedere è l'alternanza sul lineare di un dritto e di un rovescio che vi porta ad avere la maglia rasata. Il rovescio è leggermente più brigoso, però una volta che lo imparate anche quello lì vi risulterà molto molto semplice. Per il rovescio cosa fate? Prendete sempre il vostro filo dal gomitolo come per la lavorazione classica. Lo andate subito a passare sul filo, sul ferro, perdonatemi, di destra. Entrate nella maglia da sotto a sopra, magari vi aiutate tenendo la maglia e andate a fare quello che io chiamo criss-cross, cioè agganciare il filo come se faceste una maglia a dritto, quindi il criss, e lo fate passare attraverso la maglia, cross. Ve lo faccio vedere meglio, quindi prendete sul filo dalla parte davanti, entrate nella maglia come se doveste fare una maglia al rovescio, la tenete, fate criss, uscite attraverso la maglia e avete la maglia lavorata a rovescio. Di nuovo, dentro, in questo modo, criss, cross. Imparate proprio a lavorare con questa terminologia, criss, cross, dentro, criss, cross, vi aiuterà a ricordarlo, dentro, criss, cross, dentro, criss, cross, vedete? Anche questa, dopo un po' che ci lavorate, allenatevi, risulta facilissima. Dentro prendo e tiro fuori, criss cross, dentro prendo e tiro fuori, criss cross. Se voi andate a vedere si comincia a formare la maglia rasata. Se io adesso lavoro a dritto questo ferro ottengo la maglia rasata. La lavoro velocemente perché avete già imparato il dritto, vedete come si va molto più spediti ed è molto più semplice la lavorazione, perché non tenete, come vi dicevo, in tensione le spalle e lavorate in maniera più rilassata. Vedete che c'è la maglia già rasata che si forma. Alternate e andate a rifare il rovescio. Quindi sempre filo, passate da sotto, entrate, criss, cross, dentro, criss, cross, criss, cross. Diventa anche questo qui un movimento semplice dopo, è molto facile. Dentro, criss, cross, criss, cross. Bene, io per oggi è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo venerdì per continuare la nostra rubrica del venerdì della maglia. Ciao a tutti!